Continua a tenere banco la situazione riguardante la riserva del Borsacchio. Questa mattina nella sede del comune di Roseto si è tenuto il consiglio comunale per discutere sulle azioni da attuare per chiedere alla regione Abruzzo di ripristinare i confini della riserva e attuare il PAN. Sì, ne avevamo detto nel mese di gennaio quando con forza abbiamo portato a termine l'iter di approvazione del piano d'assetto naturalistico, consegnando alla regione Abruzzo di fatto la possibilità di concludere un percorso troppo lungo che da troppo tempo tanti portatori di interesse sani chiedono: avere una regolamentazione chiara su un'area veramente strategica, oltre che a livello ambientale bellissima, della nostra città. Ci sono state osservazioni da parte del Ministero, la Regione ha tentennato con l'istituzione di una commissione mai convocata. Noi con forza chiediamo di ritornare al perimetro, approvarlo, completare l'iter e poi avviare una eventuale, ma su dati scientifici, riperimetrazione. Su quello siamo disponibili a sederci, ma bisogna andare avanti con forza. Ma la staticità di fatto sta provocando un immobilismo e soprattutto anche false aspettative da parte dei portatori di interesse. Per esempio le regole che andranno ad essere poi applicate, soprattutto nelle zone agricole, sono addirittura più restrittive rispetto a quelle che erano invece previste all'interno del PAN. Oltre allo sviluppo turistico, oltre, non dimentichiamolo, alla necessità di dotare la riserva di un organo di gestione, e il bando per lo stesso potrà essere fatto solo dopo l'approvazione del PAN. Il presidente della commissione urbanistica, Ennio Pavone, ha portato in consiglio una risoluzione urgente contro il taglio previsto. Anche la consigliera Rosaria Ciancaione si è espressa in merito, ripercorrendo i passi compiuti dalla regione Abruzzo e ribadendo l'illegittimità costituzionale della delibera. Io ad oggi ovviamente politicamente non posso che spingere e auspicare che il presidente Marsiglio, che devo ricordare che nell'occasione della richiesta fatta nel mese del consiglio di gennaio si astenne in quella votazione, quindi evidentemente aveva subodorato che probabilmente bisognava trovare una mediazione. Mi auguro che stavolta, con la serenità di un governo che parte con il proprio quinquennio e quindi con le proprie idee, con i propri progetti, capisca che su questo tema c'è poco da fare speculazione politica, c'è molto da fare concretezza e unità, e la comunità chiede questo oggi.